Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Acquistare Bitcoin mentre i prezzi scendono ha sempre ripagato. Questo è stato uno dei commenti agli ultimi miei video su YouTube sul mercato delle criptovalute, un commento estremamente sottile con un argomento che sembra superficiale ma in realtà non lo è, ragazzi, assolutamente, perché è vera l'affermazione: a comprare Bitcoin quando i mercati scendevano, quindi mentre andava giù, ha sempre pagato. Quindi anche in queste giornate, in queste fasi, ma è interessante sviluppare questo argomento e trarre alcune conclusioni che faremo oggi in questo video, perché ci tengo a dirvi una cosa: non fate questo errore, ed è importantissimo ragionare su questo commento. Ve lo leggo, ragazzi: almeno fino ad oggi, comprare BTC dopo forti ribassi ha sempre ripagato con la dovuta pazienza, chiaramente. Insomma, l'utente non ha scritto una cosa, Gigi, intanto grazie per il commento, ha scritto una cosa estremamente interessante e giusta da un punto di vista di ripetitività storica. Però alla fine di questo video vi dirò anche la mia opinione del perché ragionare in questo modo, perché poi il trading, ragazzi, è sempre una forma di ragionamento. La tecnica sim, però la parte emotiva incide molto di più. Perché vi dirò anche alla fine perché ragionare così, secondo me, è estremamente pericoloso. Ma prima di andare avanti con questo video, vi ricordo due cose fondamentali. La prima è l'appuntamento di Bologna, 19 di ottobre, al Crypto Trading Day, organizzato da Trading On, con la partecipazione anche di Filippo Angeloni, che farà una parte anche del suo discorso. Siamo belli, diciamo, carichi per questo evento, ragazzi. Io ho dato il massimo, sto lavorando alle slide, a tutti gli argomenti, che saranno belli forti, e ve lo anticipo in maniera molto chiara. Quindi tutti gli argomenti che riguardano il mio speech, che parleremo del trading plan e poi delle strategie di timing, quindi come individuare i sistemi di ingresso e poi le uscite, qual è il momento giusto per entrare e uscire, e poi anche una strategia, saranno spolpati molto molto in maniera approfondita, ragazzi. Quindi sarà una giornata di formazione gratuita, 19 ottobre a Bologna, molto molto importante e soprattutto molto tecnica. Venite carichi di caffeina, ragazzi, penna e fogli di carta e via, perché faremo delle grandi cose. Vi parlerò anche di un pattern di inversione in questa giornata di formazione gratuita, molto molto bello, e che è facile anche da usare sui mercati delle cripto. Allora, vi lascio il link in descrizione per le ultime iscrizioni. Abbiamo un po' allargato la sala, vedremo quanto saremo poi quel giorno, ragazzi. Sembra che stia andando tutto perfettamente secondo i nostri piani. Qualsiasi siano anche le vostre idee, eccetera eccetera, poi scrivetemelo comunque anche nei commenti, anche relativamente al Crypto Trading Day. E ovviamente, ragazzi, io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciarmi un pollice in su per quello che sto facendo, per tutta la formazione che è la passione che metto nel canale, ragazzi, spero si veda, e poi soprattutto su questi argomenti che trattiamo in questo in questi video, lasciatemi i vostri commenti perché sono fondamentali, perché poi vedete, magari ci facciamo un video su. Allora, torniamo al succo velocemente, in maniera molto breve. Comprare Bitcoin mentre i mercati vanno giù e scendono ha sempre ripagato nel tempo, vero? Sì, vero, perché il mercato di Bitcoin è rialzista. Perché il problema di fondo, ragazzi, è questo. Allora, una cosa ha funzionato nel passato, ci sta? Perfetto, però dobbiamo anche chiederci una cosa: continuerà a funzionare nel futuro? Il problema del trader non è se una strategia ha funzionato nel passato, ragazzi, perché se la strategia ha funzionato nel passato, ok, ma è passato, ok? Questo è il problema di fondo, quindi non possiamo ragionare con i paraocchi. Il problema è: ha funzionato nel passato, ok, è una informazione aggiunta, un'informazione che io posso valutare per capire, ad esempio, se quella strategia ha una logica, ecco, se quella strategia è sensata oppure è una follia, per esempio non ha mai funzionato perché, insomma, è completamente campata in aria. Però il fatto che abbia funzionato nel passato, ragazzi, non ha nessuna diciamo, non crea nessun presupposto perché questa strategia poi funzioni anche nel futuro. Magari potrebbe funzionare anche in futuro. Allora, questo è il problema di questa
affermazione, quindi è un'affermazione veritiera, assolutamente sì, ragazzi, perché finora ha funzionato, però fermarci qui, fermarci a questo tipo di riflessioni non dà spazio a cosa? Non dà spazio poi a comprendere veramente perché ha funzionato nel passato, che poi è la vera risposta. Allora, comprare Bitcoin quando va giù il mercato ha funzionato nel passato perché finora il trend di Bitcoin di lungo periodo, ragazzi, è stato sempre rialzista. Non c'è mai stato un trend ribassista importante. Importante dico che duri da tanto tanto tempo, perché poi abbiamo visto che il 2018, che è stato l'anno del mercato orso per Bitcoin, ha fatto grandi danni, perché siamo passati da 20.000 dollari a 3.000. Però in realtà, ragazzi, il precedente minimo di Bitcoin era intorno al migliaio di dollari, 800 se non sbaglio. Quindi in sostanza il mercato nel lungo periodo, anche se con fortissime oscillazioni, ha mantenuto un trend rialzista. Quindi acquistare mentre i mercati scendono in un trend rialzista può portare effettivamente ad avere utili in futuro. Questo è vero, ma domandiamoci un'altra cosa. Cosa succede se questo trend non continua? Questo è il problema di fondo. Allora, c'è un sacco di ottimismo sul mercato delle criptovalute. Io sono il primo, ragazzi, mi conoscete, sono fortemente ottimista su questo mercato. È un mercato su cui punto tantissimo. Ho anche tralasciato molto la finanza tradizionale, un po' perché è noiosa, un po' perché sono sempre le stesse cose. Però si fanno anche dei bei business, dei bei trade nella finanza tradizionale. Sì, lo so, ragazzi, è noioso, è difficile anche avere tanti capitali da dedicare. Il mercato delle cripto è più bello, è inutile discuterci su, però è anche da dire che non si può andare contro quello che il mercato ci sta dicendo. Allora, dal 2018, dicembre 2018, alla fine, Bitcoin ha iniziato un trend rialzista di medio periodo lungo, diciamo, sì, ok? Ma nel breve, negli ultimi 2-3 mesi, il mercato, ragazzi, è in trend ribassista. Ora, io ho visto tantissimi fare questo ragionamento, cioè usare questo momento ribassista del mercato per aggredire Bitcoin, ragazzi, cioè andare su, comprare. Perché? Allora, le motivazioni sono due. Perché primo, siete rimasti fuori durante l'ultimo rialzo e quindi emotivamente siete coinvolti, perché avete perso il precedente treno, vedete un nuovo treno che sta passando secondo voi, perché questa è una mentalità assolutamente pericolosa nel trading. E quindi ci si sale sopra. Però nel momento in cui si fa questo, senza avere, ragazzi, le conoscenze, senza avere un trading plan, senza avere un minimo di formazione, c'è il rischio che il treno che state prendendo lo prendete in faccia, perché se i mercati continuano questo trend ribassista, e io credo di no, ovviamente, ci sarà un matrimonio, ragazzi, pure i clacson. Va bene, allora, se il mercato continua questo trend ribassista, anche se io non credo, perché sapete che sto aspettando una chiusura ciclica, cosa succede? Succede che si va poi nello stesso, nella stessa identica situazione dell'anno 2018, e poi vogliamo rivedere le stesse facce, andare a vendere Bitcoin se arriva a 3.000, ragazzi, se ritorna sui minimi, che succede a quel punto? Ok, allora bisogna ragionare. Comprare Bitcoin quando il mercato scende nel passato ha sempre funzionato, non sappiamo se potrà continuare a funzionare in futuro. Funzionerà in futuro solo se il trend continuerà ad essere rialzista. A questo punto ci si potrebbe chiedere un'altra cosa, e concludo il video con questa, il Bitcoin nel futuro continuerà ad avere un trend rialzista perché i fondamentali di Bitcoin, e quindi l'halving imminente, e quindi quello che c'è dietro al fatto della scarsità di Bitcoin, del fatto che ci sia una tecnologia dietro legata alla blockchain, tutti i fondamentali, insomma, di Bitcoin sono positivi e spingono il prezzo di Bitcoin a salire. Questo è anche vero. Però vi lascio con questa domanda, ragazzi, in questo video, poi ne riparliamo nel prossimo. I fondamentali, ragazzi, nel trading sono più importanti del timing e dell'analisi tecnica. Qual è l'analisi che prevale? L'analisi fondamentale
o l'analisi tecnica sui mercati? Vi lascio con questo dubbio, ragazzi, rispondetemi nei commenti perché poi lo affrontiamo la prossima settimana, ok? Io vi ringrazio come sempre di stare sul canale, vi saluto, ciao a tutti, noi ci rivediamo venerdì, rispondetemi nei commenti a questa domanda perché voglio proprio sentire quello che pensate. Ciao a tutti!